Makeupine, bentornate sul mio canale. Questo è un video full face NYX Professional Makeup. Allora, cosa dire di questi prodotti? Niente, perché lo vedrete nel video man mano che mi trucco. Questi sono, vabbè, questa è la palette che ho utilizzato, è l'unica che ho di NYX praticamente. Vabbè, ho gli ombretti singoli che ho trovato dentro il calendario dell'avvento, ma visto che volevo fare una full face con tutti i prodotti NYX, ho deciso di comprare la palette, ma mi sono scordata la terra, quindi ciccia. E niente ragazze, questi sono i prodotti che ho utilizzato per fare questa full face. Spero che il video vi possa piacere, il look anche, il make up anche, e il grigio con l'azzurro è uno spettacolo. Questa è una palette dei toni freddi, ma vedrete tutto nella realizzazione del make up. Vi lascio al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao make upine! Eccoci pronte make upine a realizzare il trucco full face NYX Professional Makeup. Andiamo ad applicare la base occhi, questa è l'HD. Vi ricordo che fino a domani troverete NYX in sconto per la Black Friday, quindi se siete interessati ricordatevi però cosa mi è successo. Chi ha visto il video haul NYX si deve ricordare quello che mi è successo praticamente con i prodotti NYX. Quindi adesso praticamente vado a prendere la cipria banana di NYX, questa è sempre l'HD, prendo la cipria color banana e vado a fissare il mio primer e iniziamo subito ad utilizzare la palette, la Machinist di NYX. Quindi andiamo a prendere il pennello da sfumatura, questo qua per una sfumatura un po' più stretta, e vado a prendere questo colore qui, questo colore qui. Anzi no, vado a prendere il grigio, questo è un grigio, vediamo com'è la pigmentazione sull'occhio, visto che l'ho provato sulla mano ma non è che mi ispirava tantissimo. Allora, questi sono sempre i prodotti di, come si dice, sono sempre i pennelli Mulac, e appunto come scrivenza e come raccolta del prodotto non fanno neanche spolverare la cialda, quindi è un ottimo pennello, ve li consiglio, vi consiglio tantissimo questi pennelli Mulac per quanto riguarda i pennelli. Porto su, un po' su, a me piace tantissimo il grigio, ragazze, come colore, quindi volevo fare un trucco un po' strutturato sul grigio. Dopo vado a prendere questo grigio scuro metallizzato qui. Lo vado a prendere con un pennello piatto, con questo qua, di sempre di Mulac, ed è un grigio tipo antracite, per metterlo nell'angolo esterno dell'occhio. Quindi per adesso continuiamo il tema grigio. Allora, diciamo che come pigmentazione, allora, non è malissimo, ma non è che con una sola presa di prodotto il prodotto resta tanto, ma bisogna insistere magari 2-3 volte per avere un colore un po' più pieno, però tutto sommato non è malaccio, ho visto peggio. Appunto, non conoscendo questo prodotto, essendo nuovo, ho preferito
fare prima gli occhi e poi fare appunto la base, perché usando i prodotti scuri tipo il grigio non vorrei appunto che venisse fuori una castrocaro. Vado a riprendere il matte e lo porto ancora nella piega, così vado a sfumare un po' anche il grigio che ho messo nell'angolo esterno dell'occhio. Vado a sfumarlo insieme. Verso l'alto, ok, sempre con il pennello da sfumatura vado a prendere ancora il grigio e vado a intensificare ancora un po' di più l'angolo esterno. Veramente bellissimi, bello, mi piace il grigio, comunque è un bel colore, mi piace assai. Tra tutte le palette NYX che ha fatto con questa linea qua, Machinist, sinceramente, questa era quella che mi ispirava maggiormente per quanto riguarda i colori, perché praticamente tutti sti sempre i colori sono sempre gli stessi, beige, oro, insomma, colori abbastanza, diciamo, sempre caldi, invece questa è molto fredda. Adesso andiamo ad applicare, vado a prendere un pennello a spugnetta per far sì che il colore sia più pigmentato, perché il pennello a spugnetta non lo usiamo mai, ragazze, ma su certi tipi di ombretto, ok, è meglio usare un pennello a spugnetta, come in questo caso, perché sono belli, ma i colori, ma boh, mi lasciano un po' così. Ecco, con la spugnetta, per esempio, questo colore, ieri l'ho sgocciato sulla mano, sembrava meno pigmentato, preso con il pennello a spugnetta è più pigmentato. Quindi o si prende col dito, o se non volete usare le mani, usate il pennello, questo qua, a spugnetta. Sto prendendo l'azzurro perché secondo me questo azzurro si abbina benissimo col grigio. Ok, lascio l'angolo interno vuoto e vado vuoto e vado a prendere questo grigio più chiaro come punto luce, da applicare appunto come punto luce. Quindi è un look particolare con il grigio e l'azzurro, varie sfumature di grigio, tre sfumature di grigio e niente, mi piace. Vado a riprendere ancora un po' di grigio perché non mi sembra che... Vado a portarlo ancora un po' qua. Ok. Lo picchietto. E diciamo che per dargli una pigmentazione abbastanza buona dobbiamo insistere un po', ecco. Poi con un pennello, piccolino così, vado a prendere, qui non c'è un colore chiaro, l'unico colore chiaro che troviamo è il bianco, quindi prendo il bianco appunto perché sono colori freddi,
e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare e scendo un pelino, appena appena. Il bianco è abbastanza pigmentato, carino. L'unica cosa che mi ha fatto rimanere scioccata Nyx è stato appunto il fatto di spedire in quel modo, però non mi piace così chiaro, così bianco, quindi prendo il pennello da sfumatura e leggermente vado a sporcare su il grigio appena appena, in modo che sarà più un bianco sporco, troppo bianco. Non sono abituata, gli dà proprio una botta. Poi lasciamo qua un attimo gli occhi così e andiamo ad applicare il fondotinta. Allora, io ho questo di NYX, che è il Total Control in drops, in gocce, e nella scatolina mi dice che se vogliamo un effetto chiaro dobbiamo solo mettere due gocce, un effetto medio, cioè una copertura media, tre gocce, e un full coverage, quattro gocce. Ma sarà vero? Boh. Comunque, proviamo con due. Ma come fai a fare il viso con due gocce? Ma dai! Almeno quattro ce ne vogliono. E vado ad applicarlo con il pennello da fondotinta di Mulac, questo. Ma non è vero, cioè ma non è vero che con solo quattro gocce riuscite a fare tutto il viso, ragazze. Ma dai, ma dove sta scritto? Che bugia. NYX, bugia bugia. Ma come si fa a fare tutto il viso con quattro gocce? Dai. Mamma mia. Non è possibile fare il viso con quattro gocce. Questo fondotinta costa un fottio di soldi e è piccolissimo. Il colore matcha bene con la mia pelle, sembra molto chiara, ma guardate, non c'è stacco tra viso e collo, anche se l'ho preso su internet. Il fondotinta, su queste sono prime impressioni perché appunto non l'ho mai neanche usato, è molto carino. Adesso vado ad applicare il correttore di NYX, anche questo l'HD. Vado a stenderlo con la blender, questa. Intanto vado a sistemare anche il mio make up. Comunque ricordatevi, non spaventatevi, a voi vi sembrerà chiaro questo fondotinta, ma per la mia carnagione è perfetto.
e in più, come si dice, e in più dopo si va a ossidare, quindi con un po' d'aria si ossida. Vado a prendere la cipria HD, quella che abbiamo usato prima per fissare il primer occhi, e vado con il pennellone di Kiko, vado a prendere la cipria, tutto l'eccesso, e vado a fissare il tutto. Wow, però costa un po' questo fondotinta, ma ha un bel effetto sulla pelle, sinceramente, mi piace. Poi non abbiamo finito gli occhi, vado a riprendere la palette, vado a prendere il grigio matte con un pennellino, mamma mia, devo pulire la scrivania, piatto così piccolino, vado a prendere il grigio matte e lo porto sotto la rima dell'occhio. Ok, andiamo adesso, mettiamo via la palettina, perché abbiamo finito con la palettina, andiamo a prendere la matita nera. Io ho preso la Slim, la NYX Professional Makeup Carrion Pure Less, insomma, la nera, la matita nera normale, è nuova, quindi... Wow, allora ci starebbe bene l'eyeliner, ma non voglio applicare eyeliner, vado ad applicare un qualsiasi mascara perché ho quello di NYX, ma ne ho troppi aperti, quindi ragazze finisco gli occhi con il mascara di Too Faced, che tanto vabbè, il mascara più che altro, ecco, ero intenzionata a provare la palette di ombretti e la base, però non abbiamo finito con la base perché dobbiamo applicare ancora l'illuminante e il blush che ho trovato nel calendario dell'avvento, quindi li voglio assolutamente provare. Non ho la terra, quindi andrò ad utilizzare una terra per scaldare un po' l'incarnato. Vado a utilizzare quella di Too Faced, mi sono dimenticata di prenderla, purtroppo poi arrivano dopo un miliardo di anni veramente, quindi andiamo prima col blush che è questo della collezione appunto natalizia, un bellissimo colore, un rosa con dentro un po' di salmone, di pesca. Vediamo com'è. Sì, dai, è abbastanza pigmentato, carino. Molto carino. Bello, mi piace. Andiamo a prendere adesso la terra di Too Faced, perché non l'ho presa, mi sono dimenticata, mannaggia. Faccio una piccola sorta di contouring.
do una scaldatina leggera al viso. Ecco che il fondotinta comunque è già cambiato, ha già preso un po' più di colore. Ok, e io consiglio sempre di stare un po' più sul chiaro sul fondotinta, perché se li prendete troppo scuri poi avete il viso troppo, cioè se lo prendete troppo scuro ci sarà troppo stacco tra il viso e il collo, ed è una cosa che veramente non sopporto, e quindi preferisco stare appunto un po' più chiara piuttosto che più scura, perché poi abbiamo la possibilità di scaldarlo con la terra, il blush, eccetera eccetera. Adesso andiamo ad utilizzare l'illuminante con il pennello da illuminante di Mulac. Vediamo com'è questo illuminante. Sono illuminanti, sono quei tipi di illuminanti che piacciono a me. Questo ha una tendenza rosata, piacciono a me, e vi spiego perché. Perché comunque non sono quegli illuminanti sparaflesciati che appunto danno fastidio, che comunque dite ah cacchio, almeno io uso illuminanti abbastanza poco sparaflesciati anche sulla punta del nasino. Non so se si vede illuminante. Sì che si vede. Bello, molto bello, mi piace anche l'illuminante. Per finire il make up andiamo con una lingerie, questa è la colorazione slip. Se dovessi fare un altro ordine NYX prenderei un paio di lingerie. Questa è un colore stupendo, veramente molto bello. Ho finito il mio look, ho finito il mio make up, questo è quello che è uscito con tutti i prodotti NYX Professional Makeup. Mi piace veramente tanto, mi piace l'azzurro accostato al grigio, e mi piace il blush, mi piace l'illuminante, mi piace il fondotinta, non segna particolarmente. Io l'ho steso col pennello, se lo stendevo con la blender adesso sembra un po' che ho l'effetto leggermente polveroso, ma se lo stendevo con la blender non sarebbe stato così. Però è la prima volta che lo uso, ho voluto provare il pennello. Comunque è leggermente, non è chissà che cosa, la cipria è ottima, sembra tutto abbastanza buono. Non lo metto a paragone con Kiko, sinceramente, perché a me Kiko non mi fa impazzire più, a differenza di anni indietro mi piaceva, adesso non mi piace più, ma questo è di gran lunga, secondo me, migliore per quanto riguarda la qualità dei prodotti. Quindi ragazzi, io vi consiglio i prodotti NYX, almeno quelli che ho usato io, quindi il fondotinta. Costa un po', è poco, dura 24 mesi aperto, questa è la colorazione porcelain, quanti ml è? Vediamo se lo trovo, è piccolino, non è molto grande, ma sì, bastano veramente poche gocce effettivamente, quindi non trovo quanto. Eccolo qua, è un 13 ml piccolino e costa tanto, adesso non mi ricordo se costa 18-19 euro, ma bastano veramente poche gocce, quindi la durata sarà comunque lunga come un fondotinta penso normale se voi mettete poche gocce. Questo l'ho usato già da un po' che lo uso, quindi vi posso garantire che è ottimo. Il correttore l'ho usato oggi per la prima volta, ma non mi sembra neanche che va nelle pieghette, quindi è promossissimo anche questo. Vabbè, la lingerie è veramente
bellissima, anche il colore si sposa con il make-up. Il blush oggi è la prima volta che lo provo, quindi non so dirvi la durata, ma secondo me non è male, e anche l'illuminante non è male. E la palette, ah, dimenticavo la palette. La palette, ho visto dei video su YouTube dove facevano di quelle facce brutte quando si truccavano, parlavano in inglese, perché non c'è una recensione su queste palette in italiano, e no, cioè su questa almeno, di queste tonalità di colore, e faceva una brutta faccia mentre si truccava. Ma secondo me sì, bisogna insistere un po' con i colori, ma il risultato è veramente ottimo, a me piace tantissimo. Bisogna vedere sì la durata, ma secondo me con uno spray fissante, ah ecco, dimenticavo, ho anche lo spray fissante, quindi andiamo a fissare il tutto. Vado a legarmi ancora i capelli perché li ho appena lavati e già mi si sporcano abbastanza velocemente. Questo è uno spray fissante di NYX, però è Dewy Finish, cioè un finish glow, non matte. Mamma mia che getto! Questo è il risultato finale, con anche abbiamo usato il fissante makeup. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un pollice in su se vi è piaciuto, e condividete questo video sui vostri social e iscrivetevi al mio gruppo Facebook, vi lascio il link giù sotto nell'info box. Vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao make-upine!